Ciao a tutti da Mario, eccoci di nuovo nel canale. Questa è la prima partita a HeroQuest, al Pocket HeroQuest. Come vedete il setup l'ho già fatto, il guerriero l'ho messo qui, i due nemici li ho messi qua, qui c'è la lava, qui ci sono i dadi che contano le vite dei personaggi e qui c'è il nostro dado che conta le vite del nostro personaggio. Ok, direi che cominciamo subito, partono i cattivi, diciamo così, e adesso io tiro qua per non far rumore e metto i dadi in questo modo, così vedete. Allora, i cattivi di solito tendono a questo è il dado ovviamente del movimento. I cattivi tendono ad avere degli altri due dadi, quello più alto nell'attacco. Adesso vediamo quindi i miei dadi, qua c'è uno, qua c'è sei e qua c'è cinque. Allora, direi che allora, i cattivi muovono di 1, quindi questo si sposta di 1, non possono attaccare perché non c'è contatto fra i personaggi e quindi niente. Noi invece muoviamo di 1, anche noi, e ci possiamo portare qui, e anche noi non facciamo niente di che. Quindi il primo round è andato così, niente di fatto. Tiro di nuovo i dadi, ecco, questi fanno 8, 5 e 2. Potremmo anche fare 2-5, ma come detto di solito i cattivi tendono a combattere, quindi allora noi facciamo così, 4-6-4, allora questi sono i dadi di attacco, questi sono i dadi a difesa, quindi loro si muovono di 8 e quindi 1-2-3-4-5-6-7, eccoli qua. E questo attacca. Il suo dado di attacco è 5. Allora io faccio così. Così posso difendermi con 6 e non prendo danni. Però a questo punto tocca a me attaccare. Io attacco 4 e lui difende con 2. E quindi gli faccio un danno. Quindi lui da 4 passa a 3. Questo personaggio è così. Bene, adesso noi abbiamo. Ci siamo difesi, abbiamo attaccato, possiamo anche muoverci di 4. Sì, potremmo fare così. 1, 2, 3, 4. Ecco. Adesso tocca loro, anzi, adesso tocca a noi. Facciamo una volta per uno, giusto per calibrare 6, 6, 4. Diciamo che andiamo un po' alla cieca. Facciamo tirare prima loro. Facciamo che tirano sempre prima loro, così riusciamo a gestire meglio. Allora, 1, 3 e 6. Quindi loro si muovono di 6. E direi che attaccano con 3 e difendono con 1. Quindi 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Questo il secondo non riesce ad attaccarmi, ma il primo sì, e attacca con 3. Vediamo con cosa mi difendo io. Adesso voi non ci crederete perché sto tirando i dadi fuori dal campo visivo, ma ha fatto così e quindi pazienza. Comunque loro attaccano con 3, io difendo con 6 e non succede nulla, quindi non ho danni, però io attacco con 6 di mia conseguenza e lui ha un danno. Quindi a 3 va a 2. La cosa bella qual è? Che essendoci una differenza di più di 3 elementi, il colpo che io do è molto forte, quindi questo si sposta di 2. Quindi viene colpito molto forte e si sposta. Bene, qua porto il mio dado. Ok, mi posso anche muovere di 6 volendo e potrei anche fare. Dunque, io qua l'ho già attaccato lui, quindi lui mi ha attaccato, io mi sono difeso, io ho attaccato questo qui e gli ho dato. Mi posso muovere, posso muovermi, eccolo qua, e posso attaccare anche lui. Attacco 6 contro 1 e anche lui perde un punto vita e da 4 va a 3. Questo e questo qua. Questo diciamo è questo qui e questo è il mio. E in più anche lui si sposta di 2 in quanto l'attacco è superiore di 2 punti. Quindi 1, 2, mettiamolo qua. Bene, facciamo un'altra manche. Ecco, i loro dadi sono buoni. 1, 4, 6. E diciamo anzi che attaccano con 6 perché il loro scopo è fare danno. E qui noi andiamo male perché abbiamo 2, 3, 3. Quindi questi si muovono di 1, quindi diciamo che si muove questo, attacca di 6, io difendo con 3, quindi ho un danno, il mio dado da 4 va a 3,
E in più, essendo un colpo forte, con una differenza di tre elementi, mi sposta di 2, 1, 2. È un colpo forte. Io non posso attaccare e anche se avessi attaccato, non avrei fatto nessun danno. E quindi a posto. Mi posso muovere di 2, non faccio nulla e boh, e quindi a posto. Vediamo. I loro numeri sono questi qua, 2, 4 e 1. Vediamo cosa faccio io. Ecco, bene, molto bene. Ecco, io li metto così. Potevo anche fare il contrario, tipo così. Ecco, perché tanto lui attacca 4. Allora, loro muovono di 2. Quindi diciamo che muove questo, che riesce 1, 2 ad avvicinarsi ad attaccarmi. Attacca di 4, ma io difendo 5. Tocca a me contrattaccare, 6 a 1, gli faccio un danno e quindi lui da 2 va a 1 e in più essendo il colpo superiore a 3 punti si sposta di 2 perché il colpo inferto è molto grosso. Io mi posso spostare di 2, potrei fare 1-2, lui però l'ho già attaccato, là non ci arrivo e quindi anch'io sono a posto. Questo si sposta con lui, questo torna qua e voilà. Altra manche, vediamo cosa succede, vediamo se riesco. Mi piacerebbe spingere questo nella lava, così muore di colpo. Allora, loro si muovono di 7, ai, combatte 5, difende 3. 7 vuol dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. E questo arriva qua. Quindi tutte e due mi stanno circondando. Ho due colpi. Allora, vediamo con cosa mi difendo. Mi difendo con un 3. 3, 6. Allora, visto che lo scopo è non prendere danni, io potrei fare così, in modo tale da prendere un danno, però infliggerne. Però in realtà gli attacchi sono due e quindi mi infliggono due danni e quindi è meglio che mi metta al riparo. Quindi 5 contro 6 non ho nessun danno né da uno e né dall'altro. Io di conseguenza non faccio danni perché 3-3 non faccio danni. Ok. Altra manche, vediamo se riesco a sconfiggerli. 1, andiamo male, 6 e 3. E io faccio 4, 5, 6. 6 lo metto in difesa, 4 nel coso e 4 lo metto qua. Allora, loro si muovono di 1, ma non si muovono che sono già lì. Attaccano con 6, ma io difendo di 6. Io però contrattacco da 5 e loro difendono di 3, quindi faccio un danno a 1. Questo aveva già il dado a 1, una vita, e quindi questo muore. E questo è capottato col suo dado. E faccio anche un danno a questo, che da 3 va a 2. Quindi la vita di questo qui va a 2. Benissimo, mi posso anche muovere di 4, ma sì, dai, mi muovo 1, 2, 3 e 4. Mi metto qua. Ok, bene. Vediamo, prossima match, questo. Me lo porto con me. Voilà. Vediamo un attimo, questo invece è il suo. Allora, vediamo l'altra manche. 2, 2 e 4. Quindi attacca con 4 sicuramente. Quindi lui si muove di 2, 1, 2 e mi viene addosso. Mi attacca di 4 e si difende con 2. Vediamo. I miei dadi cosa dicono? Dicono 2, 3, 5. Quindi 2 lo metto qua, il 3 lo metto qui e il 5 lo metto qua. Così che lui mi attacca di 4, ma io difendo di 5, quindi non mi fa nessun danno. Io però attacco di 3 e lui si difende con 2, quindi gli faccio un danno. Da 2 va a 1. Benissimo. Mi posso muovere di 2. Facciamo che resto lì. Anzi, no, mi sposto. 1 e 2. Eccomi qua. Vediamo l'ultima manche, forse. Dunque, ho tirato i suoi, hanno fatto 5, 6 e 2, e i miei hanno fatto 3, 4, 6. Quindi direi che li metto così. 3, 4, 6 vuol dire che lui si muove di 5 e fa 1 e 2. Mi attacca di 6, io difendo di 6. Io però contrattacco di 4 e lui si difende con 2, quindi lui muore. E anche questo è morto. Quindi in questo primo, diciamo, prima partita con le vite 4, 4 e 4 sono riuscito a, diciamo,
a vincere bene. C'è l'espansione, visto che facciamo che la partita, io sono rimasto molto contento e quindi voglio fare anche l'altra partita, ma lo vediamo in un altro video. Comunque in questa partita con appunto 4 vite, 4 e 4 sono riuscito a vincere. Ed è durata, come avete visto, 10 minuti. Quindi se voi siete in ufficio, siete, beh, in ufficio sì, con la pausa pranzo, o siete a casa, io ce l'ho sempre sul tavolo. E se ho 10 minuti di pausa così, una partita me la faccio tranquillamente. Molte volte, diciamo, aumento le loro vite, ne metto al posto di 4 e 4 loro, li faccio partire con 6 e quindi è un po' più complicato. Però, insomma, questa è una partita di prova giusto per farvi vedere come funziona il gioco. Farò un prossimo video con anche una piccola espansione, visto che la scatola è piccola, che è 15x12x4, ci stanno due di queste tiles qui e diciamo che l'espansione al gioco, chiamiamolo così, è un'altra tiles che viene agganciata qui, se uno riesce a vincere appunto a. Ovviamente il livello 2, i personaggi, io sono partito con 4 e 4, con le loro vite, i cattivi diciamo, ovviamente nel livello 2, che la tiles è questa, adesso vi faccio vedere, eccola qui. Si vede? Metto qua? Sì, si vede? Eccolo qui. I personaggi saranno sempre due, o posso metterne anche tre, o posso mettere anche questo, il cane molto cattivo, e avranno, avranno sei come vite. E se voglio fare, io devo partire, ovviamente, vedete che ho tre qui, io entro nel secondo dungeon, nel secondo livello, con questi qua, quindi non vado con quattro, ma vado con ciò che mi è rimasto, cioè tre. Bene, mi auguro che la prima partita vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao, da Mario.